Eccoci, io innanzitutto saluto e do il benvenuto a Marco Lombardo del Giornale, che è il primo ospite che ci aiuta, insomma, a fare un po' di chiarezza su tutto quanto sta avvenendo nel mondo dell'economia e della finanza e tutto quanto è avvenuto soprattutto in questo 2021, un anno dei record. Insomma, non si parla soltanto di una rally natalizio, ma ormai di una rally perenne che ha caratterizzato le borse con il FTSE MIB, Piazza Affari che non raggiunge a determinati livelli addirittura da 14 anni, per non parlare degli Stati Uniti dove si è macinato record su record e soprattutto i titoli tecnologici hanno contribuito a questa marcia incessante. Marco, innanzitutto benvenuto e ti chiedo se è possibile prevedere che anche nel 2022 questo rally continuerà così al di sopra delle attese. Sì, allora, solo un secondo perché Marco non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Eccomi qua, Eccoci, chiedo scusa. eccoci. L'avevo tolto per non rovinare la tua diretta. Nessun problema. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto e ovviamente auguri da parte mia. Beh, certo, è la grande domanda che ci facciamo in questi giorni, no? Perché era chiaro che dopo un crollo verticale di fronte a una crisi che si può paragonare quasi a una crisi, no? Come è avvenuto durante le guerre, insomma, no? Una crisi dell'economia importante. È chiaro che a un certo punto arriva il momento del grande rimbalzo, no? Il fatto che il Covid sia passato, non sia uscito dalla pandemia, ma sia passato da malattia gravissima a malattia grave, ma con delle soluzioni che, cioè, sono arrivate attraverso i vaccini, sono arrivate attraverso determinate cure. L'economia che legge tutto con un po' di anticipo ha visto in una ripresa in tutti i paesi e quindi questo è stato il 2021. Il 2022 ovviamente potrebbe essere altrettanto un anno di continuo rally e di continua ripresa. Ci sono alcune variabili al quale dobbiamo considerare, che sono quelle di cui si è parlato negli ultimi tempi. Quindi la mancanza di materie prime, il fatto che tu hai sottolineato che la borsa americana è stata soprattutto spinta dai titoli tecnologici. Ecco, la tecnologia è uno di quei comparti che potrebbe avere qualche problema dalla mancanza di microchip, quindi di componentistica. Ancora oggi le grandi aziende di tecnologia non sanno bene quando si riuscirà a ripartire con la fornitura, una fornitura che serva per tutti i dispositivi che noi oggi conosciamo, ma che ormai si nascondono anche su dispositivi che magari noi pensiamo non siano tecnologici, ma lo sono. E quindi e questo è il punto di domanda del 22, al quale si aggiunge poi i costi dell'energia che porteranno i prezzi veramente molto in alto e che anche di quello incideranno ovviamente nei conti delle famiglie e anche nelle grandi aziende. Certo, ecco, tu già hai messo sul piatto determinati fattori che sono molto importanti, hanno un peso rilevante. Io, ecco, te ne metto altri tre. Secondo te, tra il repositioning delle banche centrali, soprattutto della Fed, che ha sempre più una posizione hawkish da falco, la pandemia con la variante Omicron e poi, ecco, soprattutto l'inflazione che ha raggiunto livelli che negli Stati Uniti non si vedevano da 30 anni, ecco, che cosa inciderà di più secondo te nel prossimo anno? Ma sai, è ovvio che il Covid resta sempre sullo sfondo di tutto quello che sta succedendo, no? Abbiamo visto giornate difficili della borsa, ad esempio, nel momento in cui appunto la variante Omicron si è manifestata anche in Europa e negli Stati Uniti, e quindi non si sapeva bene quanto avrebbe inciso dal punto di vista sanitario. La variante Omicron porta grandi problemi, ma anche probabilmente un messaggio di speranza, nel senso che, come dicono alcuni esperti, alcuni scienziati, è possibile che proprio questo diffondersi ancora del virus con questa variante, ma un diffondersi molto importante a cui non fa seguito un problema importante dal punto di vista dei ricoveri in ospedale, dei decessi, purtroppo ci sono, ma non nel numero in cui ci si aspettava, potrebbe essere l'inizio della fine, cioè l'inizio in cui noi finalmente abbiamo capito che col virus si può convivere. Tra l'altro, tra poco arriveranno delle cure che non saranno più solo il vaccino, ma anche delle semplici pillole da prendere all'insorgenza dei primi sintomi, e quindi potremmo essere, diciamo, nella fase discendente della crisi. E
A questo punto l'economia deve un po' leggere, no? Questa cosa. E le banche centrali lo stanno già facendo, no? In modo diverso, però. Abbiamo visto che la BCE ancora tiene delle posizioni molto difensive, altre banche no, tendono a mollare un po' gli ormeggi sul fronte di un'inflazione che sta cominciando a crescere e che quindi anche i tassi di interesse devono essere rivisti. Non si va tutti nella stessa direzione, ma questo è normale perché noi sappiamo che dal punto di vista sia economico che sociale, per esempio, la differenza tra quello che facciamo noi europei con i paesi anglosassoni, dove il virus, per esempio, è stato curato in maniera completamente diversa. Se voi vedete le partite di calcio, per esempio, inglesi o le partite, di basket americani, vedete che c'è un sacco di pubblico e anche senza mascherina. Quindi è proprio una questione anche di concezione diversa, no? Per cui, tornando alla tua domanda, secondo me il Covid resta sempre sullo sfondo. Chiaramente le banche centrali avranno una grande influenza su quello che succederà economicamente nei prossimi mesi. Ecco, tu hai parlato dell'atteggiamento, diciamo, abbastanza morbido, dovish, si dice insomma qua nel linguaggio della finanza da parte della Lagarde. Ed è vero, nel senso che ha cercato anche di difendere gli interessi di tutto il continente, però è un continente, questo il vecchio continente, composto da paesi che hanno uno scenario, una situazione politica e economica estremamente diversa e che si differenzia in particolar modo, soprattutto per quanto riguarda il problema dell'inflazione, e la Germania ha superato il 5,2% insomma, dei numeri abbastanza pesanti. Quindi, secondo te, la Germania a un certo punto, soprattutto ecco, dal prossimo anno, tenterà invece di imporre una posizione un pochino più hawkish, di farli rialzare questi tassi di interesse, visto che è un paese che ha appunto un'inflazione elevata? Seguire un po' quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Che peso avrà la posizione tedesca? Ma se la situazione resta questa, è ovvio che la posizione tedesca sarà quella di alzare i tassi. E noi sappiamo quanto conta la posizione tedesca all'interno della Banca Centrale Europea, no? Nella politica comune. Quindi mi aspetto a un certo punto che questo succeda. Il problema che dicevi tu è reale, cioè, se noi facciamo il paragone con una banca centrale come quella statunitense. La banca centrale statunitense come dire, è sovrana sopra 52 stati che sono più o meno l'espressione di una stessa cultura e di uno stesso modo di agire. L'Europa sappiamo che non è così, abbiamo grandi differenze tra paese e paese nel modo di affrontare i problemi, nel modo in cui l'economia è stata, come dire, regolarizzata e nel modo in cui anche in cui, come il Covid è stato affrontato. Certamente la Germania ha un peso che sappiamo storicamente essere molto importante, quindi per quanto mi riguarda mi aspetto che poi intervenga questo fattore e quindi si comincino a rialzare un po' i tassi di interesse. Ecco, invece abbiamo parlato appunto dell'Europa e delle mosse di Christine Lagarde. Volevo un tuo giudizio per quanto riguarda le mosse strategiche di Powell, perché c'è chi dice è stato troppo attendista il numero uno della Fed, visto che per mesi ha continuato, insomma, a sostenere la teoria secondo cui l'inflazione fosse semplicemente un fenomeno passeggero, transitorio e non persistente, come alla fine ha dovuto ammettere. Altri invece dicono: beh, adesso è troppo ottimista perché ha annunciato una riduzione del tapering e soprattutto un aumento dei tassi di interesse 3 previsti per il 2022 in una situazione ancora incerta. Insomma, che voto diamo a questo Jay Powell? Ma sai, è difficile dare un voto in una situazione del genere. È chiaro che è una situazione in cui ti puoi o devi prenderti dei rischi, oppure se non li prendi rischi di sbagliare, no? O se li prendi anche rischi di sbagliare. Bisogna fare qualche scommessa in questo periodo storico. Gli Stati Uniti hanno comunque un'economia forte, comunque anche nei problemi, hanno uno stato sovranazionale molto forte e anche nel risolverli. Probabilmente Powell ha visto che in questo momento è arrivato il momento, è l'ora giusta di rischiare, no? Di fare questo tentativo per far ripartire l'economia in maniera massiccia. Io non so darti una soluzione, ti posso dire.
banalmente lo scopriremo nei prossimi mesi. Fare il presidente di una banca centrale come quella americana ovviamente ti comporta sempre di essere sottoposto no, a delle critiche quando ti muovi. Io credo che in questo momento, se il mio parere molto personale e molto infimo rispetto ai rappresentanti di una banca centrale, è che probabilmente sia arrivato il momento di rischiare un po', no? Cioè è arrivato il momento in cui dobbiamo capire che col virus ci si può convivere, che probabilmente mano a mano il problema virus continuerà a scemare e quindi lo sapremo gestire, e che invece le economie non possono essere più tenute a freno perché ci sono dei problemi sociali da affrontare, no? Quello di creare lavoro, quello di ridare lavoro alle persone che l'hanno perso, di ridare ricchezza e alle persone che per quasi 2 anni non l'hanno più avuta. Ecco. Io vedo favorevolmente, diciamo, i passi, qualche rischio da prendere per poter rilanciare l'economia e sostenerla. Ecco, nell'economia americana soprattutto, insomma, pesa questa parola che abbiamo citato tantissimo, che è stata tra le più ricercate, le più citate del 2021, ovvero tapering. Ma con una, ecco, riduzione della liquidità sui mercati, come appunto avverrà nel 2022, secondo te cambierà qualcosa a livello finanziario, a livello economico? Come reagiranno i mercati di fronte a questo nuovo scenario? Ma certo, insomma, la mancanza di liquidità potrebbe anche frenare in qualche modo il mercato. Io credo fondamentalmente che la prima cosa da fare in situazioni come queste sia rimettere liquidità in circolo per le persone, no? Cioè si deve partire dal piccolo per arrivare poi al grande. È ovvio che dopo tutto quello che è successo è un momento in cui la gente, le persone, anche il singolo. No, la singola persona che va a comprare, no, deve avere più disponibilità per poterlo fare e per poter dare il primo, dire, il calcio d'avvio alla ripartenza dell'economia. E quindi in questo io vedo più che sicuramente, certamente il fatto di mettere meno liquidità per le grandi imprese potrebbe creare qualche problema, però il problema, diciamo, fondamentale in questo momento è dare più possibilità di spesa alle persone, no? Quindi ridare alle persone un valore d'acquisto che in questi 2 anni è stato tragicamente perso per certi versi. Certo, sì, questo assolutamente. Una cosa che riguarda invece l'Italia è che da un certo punto di vista ci hanno orgoglito, ma dall'altro punto di vista ci ha anche spiazzato. E adesso mi spiego e ti spiego, cioè l'annuncio da parte dell'Economist di appunto dell'Italia come paese dell'anno 2021. Una scelta che da un lato comprendiamo, almeno crediamo di poter correlare soprattutto all'avanzamento per quanto riguarda il PIL, più 6%. Però dall'altro mi chiedo come possa essere eletto paese dell'anno un paese che presenta ancora molti problemi. Hai detto tu, la povertà, la disoccupazione, soprattutto giovanile. Abbiamo tra i tassi più elevati di NEET, cioè di giovani che non studiano né lavorano né un lavoro lo cercano, per non parlare poi della denatalità. Insomma, gli ultimi dati dell'Istat sono davvero allarmanti. Come facciamo a essere i numeri uno in questa condizione? Ma allora, diciamo che noi in questo momento abbiamo un vantaggio agli occhi degli altri paesi, cioè abbiamo al governo quello che loro giudicano il numero uno dal punto di vista economico, di politica economica, non solo italiano, ovviamente, visto quello che è stato nell'Unione Europea. E questo è un credito che noi vantiamo in questo momento, e soprattutto lo vantiamo perché nonostante Mario Draghi sia sostenuto da una coalizione assolutamente improponibile dal punto di vista politico, comunque è riuscito a fare delle cose che portando, come dire, dalla sua parte, forze politiche eterogenee molto diverse e di pensieri completamente diversi. Quanto avremo a lungo questo credito, non lo sappiamo. Siamo stati premiati dall'Economist come paese dell'anno perché abbiamo dimostrato che quando vogliamo, noi italiani lo sappiamo fare,
cosa che invece negli altri paesi ci hanno sempre addebitato di quelli che siamo un po' così, no? Quelli che non riusciamo mai a poi a portare a casa il risultato perché ci perdiamo per strada e non lo vogliamo fare, siamo un po' faciloni dal punto di vista economico. In realtà noi possiamo andare avanti così, abbiamo dimostrato di saper fare tante cose, un esempio è stato la ricostruzione del Ponte Morandi, se noi paragoniamo a quello che succede solitamente in Italia quando si apre un cantiere, ecco, abbiamo dimostrato anche lì che lo possiamo fare. Come lo possiamo fare è la domanda di questi giorni. È chiaro che quello dell'economia è anche uno spottone nei confronti di Draghi. Probabilmente dall'Europa si preme sul fatto che lui possa candidarsi e diventare Presidente della Repubblica Sì. perché lo si vedrebbe davvero come garante di questa situazione. Dopodiché la partita è ancora tutta aperta. Ma secondo te salirà al colle? Allo stato attuale lo vedo un po' più difficile perché insomma, la situazione non è, cioè, molte forze politiche vorrebbero che lui restasse dov'è, proprio per questa garanzia che dà dal punto di vista del lavoro, dei progetti. Il lavoro non è finito, i soldi del PNRR sono arrivati, ma devono essere spesi. Ci sono tante cose da cambiare, no? Appunto, quello che si diceva negli appalti, nelle grandi opere, nelle scuole, in tante cose noi siamo davvero tanto indietro e abbiamo la possibilità di recuperare in tempi abbastanza brevi il gap che abbiamo con il resto dell'Europa. Ci vuole quindi una persona di comando di polso e lui ovviamente lo è. È chiaro che una persona della sua cultura, della sua statura politica ed economica, arrivato in una situazione di emergenza, abbia l'ambizione di salire al punto più alto di una carriera, che è quella di diventare presidente di un paese come l'Italia. Bisogna capire se lui può garantire da presidente che questo lavoro vada avanti, e non è certo questo, ovviamente. Lui, ovviamente, se gli chiedono di non candidarsi a Presidente della Repubblica, chiede in cambio di restare al governo, ma con una possibilità di decisione ancora più ampia, perché ovviamente, come abbiamo visto anche negli ultimi giorni e nelle ultime decisioni prese, una su tutti, quella ad esempio che era stato richiesto da Confindustria di obbligare i lavoratori ad avere il Green Pass rafforzato, cosa che non è stata fatta per, come dire, discrepanze politiche all'interno della maggioranza. Ecco, in situazioni come queste io credo che Mario Draghi sia un po' stufo di dover mediare tra troppe anime e troppi conflitti interni all'interno di queste anime. E quindi se si vuole che resti da Premier, però lui credo che esiga una possibilità di movimento ancora più ampio. Marco Draghi mi dà l'assist per l'ultima domanda che ti faccio. In realtà è più una provocazione perché proprio mancano insomma pochissimi giorni. Il 2 gennaio del 2022 sarà un anniversario, una data molto importante. Si celebrano i 20 anni dell'euro, nel senso proprio della diffusione dell'entrata in corso delle banconote. E ecco, sono stati 20 anni importanti in cui l'euro ha dovuto affrontare molte sfide, dalla digitalizzazione alla globalizzazione. Doveva rappresentare la moneta unica il primo impulso forte verso lo sviluppo? Ti chiedo, è stato soprattutto un grosso regalo alla Germania? Beh, diciamo che per un certo periodo lo è stato. L'euro era una situazione, come dire, necessaria e indispensabile, che però avrebbe provocato grossi problemi a paesi che non avevano la solidità economica, che aveva la Germania, e noi siamo stati uno di quelli. I cittadini italiani hanno pagato pegno, ma non solo italiani, anche in altri paesi, ovviamente, nei paesi più deboli, economicamente, hanno pagato pegno perché, come dicevo prima, che bisogna rimettere valore d'acquisto in tasca alle persone, noi l'abbiamo perso. Basta guardare i dati che sono stati anche pubblicati in questi giorni, ne abbiamo perso tanto. Però è anche vero che l'euro ha permesso alla nostra economia di non fallire. Noi eravamo sull'orlo del fallimento, noi venivamo da un periodo storico in cui abbiamo costruito praticamente l'80-90% del nostro debito pubblico. E quindi quando oggi si parla ancora di debito pubblico, noi dobbiamo ricordarci questa cosa. Quando si parla di quanto fosse bello quando avevamo la lira,
bisogna ricordarsi quello che rappresentava la lira negli anni 80, agli inizi degli anni 90, negli anni 90. Insomma, è stato un momento difficile, ovviamente, entrare nell'euro. Adesso abbiamo l'occasione per essere nell'euro in maniera, come dire, da attori principali. È proprio questo che dicevo. Dopo 20 anni, dobbiamo sfruttare questo momento e sfruttare la solidità di una moneta unica a nostro favore. Marco, io ti ringrazio davvero per la tua analisi, per il tuo tempo e naturalmente anche per tutte le volte in cui sei stato ospite qui in Grazie a questo voi. 2021 sulle Fonti TV. Buon anno naturalmente a te e speriamo che Anche sia un a anno te e a tutti migliore, voi. esatto, anche per il nostro paese.